Sono partite le vaccinazioni nelle farmacie comunali di Pesaro che per l'occasione non si sono fatte trovare impreparate. A disposizione dei prenotati un medico e gli stessi farmacisti che hanno seguito e superato un corso apposito per le inoculazioni del vaccino. La prima a partire con le dosi di Pfizer e Johnson è stata la farmacia comunale Andrea Costa di Via Giolitti. Nei prossimi giorni poi ci si potrà vaccinare anche in quella comunale di Soria. Sta andando bene, stiamo in una fase di rodaggio dal punto di vista organizzativo perché i vaccini che stiamo inoculando sono in fiale da 6 dosi e quindi dobbiamo fare in modo che non si sprechi nessuna dose, che sta funzionando bene, c'è un'ottima risposta, la gente chiede, noi facciamo 2 tipi di vaccini. Il Janssen per le persone over 60 e lo Pfizer per le persone sotto i 60 anni. Tutto questo è propedeutico perché, come già hanno fatto sapere insomma, il governo sia a livello centrale ma anche le regioni, la campagna vaccinale passerà dall'emergenza ad una situazione di gestione. I medici di base, i pediatri di libera scelta, così come le farmacie saranno chiamati a dare delle risposte importanti, cioè saranno quelli che faranno in realtà tutta la campagna vaccinale del futuro, dei prossimi anni. Stiamo spingendo in tutta Italia per far sì che l'esperienza delle Marche, che è una tra le prime regioni che è partita, possa essere ripetuta in tutto il resto d'Italia. 9 farmacie, riusciamo probabilmente meglio dal punto di vista organizzativo a trovare gli spazi esterni in cui poter fornire questo servizio in tutta sicurezza. Il numero di vaccinati sono circa 15 persone, molti hanno rifiutato perché non volevano fare la monosomministrazione, perché di solito la monosomministrazione va per le persone che hanno più di 60 anni e invece per un'età inferiore, quindi compresa dai 18 ai 59, Pfizer. E comunque insomma, siamo partiti abbastanza in sintonia con quelle che sono le normative vigenti. Noi siamo farmacisti vaccinatori, abbiamo fatto il corso, però siamo comunque anche affiancati, supportati dai medici, perché comunque ci sono inoculazioni che si fanno non in farmacia ma in un ambiente adiacente alla farmacia dove ci sono anche gli studi medici. Quindi per qualsiasi problematica abbiamo appunto dei punti di riferimento quali medici.